Consigliere Bertola. Grazie, ma questa delibera è sicuramente molto importante perché lascerà probabilmente per alcuni anni il segno sulla gestione del servizio idrico. Noi siamo contrari a questa iniziativa, ma per arrivare a spiegare come mai siamo contrari a questa iniziativa delle obbligazioni, è il caso di rimarcare alcuni punti fondamentali, perché qui è un po' tutta la logica della gestione del servizio idrico che secondo noi è stata rovesciata, nel senso che la logica in teoria sarebbe che i comuni, che sono i titolari della pianificazione del servizio, valutano e decidono quali sono gli investimenti, le infrastrutture, le cose che è necessario fare per offrire un servizio di qualità ai cittadini. I comuni danno sostanzialmente l'input per determinare quello che è il cosiddetto piano d'ambito, che è quello che stabilisce appunto il programma di gestione del servizio e di investimento per i prossimi anni, e poi soltanto a valle di questo c'è il gestore, in questo caso Smart, che sostanzialmente esegue le linee guida, le priorità politiche e operative date dai comuni. In realtà ormai quello che si vede è un rovesciamento totale di questo schema, in cui è il gestore, Smart S.P.A., che decide da solo quali sono gli investimenti da fare, con che tempistiche, cosa serve e quindi anche poi, come vediamo adesso, l'indebitamento necessario. E di fatto i comuni sono chiamati a certificare, approvare quasi senza possibilità di intervento quello che Smart ha già deciso di fare, spesso già anche addirittura iniziato a fare. Addirittura è Smart che scrive le delibere ai consigli comunali che poi in tutta la provincia di Torino procedono ad approvarle. E quindi questo è il problema fondamentale, è anche il motivo per cui noi come gruppo del Movimento 5 Stelle, ma la stessa cosa è stata fatta poi da cittadini, da consiglieri singoli, anche poi ovviamente dai movimenti per l'acqua, abbiamo presentato numerose osservazioni al piano d'ambito, alla bozza di piano d'ambito che è stata appunto presentata e che di fatto è strettamente correlata a questa delibera, in quanto poi questa delibera prevede anche il prolungamento di fatto della concessione necessario, dice Smart, per ammortizzare questo nuovo piano di investimenti. E oltretutto, analizzando poi questa proposta di investimento, emergono numerosi problemi, nel senso che si richiede di fare investimenti, poi a seconda di come, ma comunque per centinaia di milioni di euro, forse anche di più, e si arriva a oltre 1 miliardo di euro in un punto della delibera. Però alcuni di questi investimenti, quelli diciamo dei tre principali che vengono messi a giustificazione del piano, uno era già previsto nel piano d'ambito precedente, quindi in teoria era già stato finanziato, doveva già essere stato fatto. Poi nella discussione ci è stato detto che in realtà questo investimento non è stato né finanziato né fatto, è stato fatto solo in parte, è stato rimandato, dobbiamo proseguire, e quindi al di là di qualunque valutazione che non siamo riusciti a fare sull'effettiva necessità di questa grossa spesa, il collettore mediano del fognario della città, però di fatto ci si ritrova con questa incertezza su cosa sia stato fatto veramente, perché chiaramente il rischio che noi vorremmo evitare è che i cittadini vengano chiamati a pagare due volte per le stesse opere, quindi che ogni periodo pluriennale di pianificazione si dica che le opere da fare sono sempre quelle, si chieda il finanziamento tramite il pagamento sulle bollette e poi di fatto questa cosa venga portata avanti all'infinito. E questo perché naturalmente nessuno vuole bloccare gli investimenti relativi al servizio idrico, quindi se è necessario investire sulle tubature per diminuire gli sprechi, ben venga, anzi è importante farlo. Se è necessario mantenere alta la qualità del servizio e per questo c'è bisogno di investire, ben venga. Però il problema qui è che siamo in presenza di una società che è già pesantemente indebitata per già gli grossi investimenti fatti e che ci dice che ancora vuole anticipare degli investimenti, farne subito delle altre grosse spese al punto da indebitarsi non più tramite i canali tradizionali, perché le banche sostanzialmente non danno più credito, così almeno abbiamo capito, ma tramite questo altro canale dell'obbligazione bullet, raccogliendo i fondi, i soldi in quest'altro modo, tramite uno strumento finanziario che però non è privo di rischi, perché comunque è vero che ci è stato detto e garantito in tutti i modi che non sarà convertibile, quindi che non c'è il rischio che poi il creditore di fatto venga pagato in azioni e quindi diventi socio privato della società o comunque ne acquisisca il controllo. Però di fatto quando uno si mette nelle mani di qualcuno che gli presta dei soldi, quello che gli presta i soldi diventa un po' il suo padrone, cioè comunque se la società poi per qualunque motivo non fosse in grado di restituire questo prestito, il problema si creerebbe, anche perché poi il buco sarebbe in capo ai soci, quindi ai comuni, che di questi tempi di sicuro non hanno soldi per riempire il buco, e quindi come farebbero poi a gestire la situazione? Sarebbe inevitabile l'intervento in qualche forma di capitali esterni. E allora a noi questa roba preoccupa, per cui va bene investire, va bene anche anticipare degli investimenti, ma solo a patto di essere sicuri che quegli investimenti siano sostenibili, e quindi nonostante siano state portate delle cifre dei flussi di cassa, il dubbio a noi è rimasto onestamente, tant'è vero che noi il piano d'abito inizialmente lo volevamo respingere. Quindi noi inizialmente abbiamo presentato una lunga lista di emendamenti, peraltro elaborati anche dai forum per l'acqua, che in realtà rovesciavano la delibera, quindi portavano la delibera a negare l'autorizzazione a aprire queste obbligazioni,
e a negare alla presa d'atto il sostegno al piano d'ambito, chiedendo che ne venisse preparato uno fatto con i criteri giusti, come abbiamo detto all'inizio. Poi devo dire c'è stata un'interazione positiva anche con l'assessore tedesco, con cui c'è stato uno scambio anche con la società, con l'azienda, e alla fine siamo arrivati perlomeno alla possibilità di inserire con questi tre emendamenti sopravvissuti, perché gli altri ovviamente li abbiamo ritirati, che comunque ottengono delle cose per noi importanti, anche se ovviamente non rimane, cioè non stravolgono più il senso della delibera, quindi la delibera poi sarà votata dalla maggioranza e andrà avanti con questa operazione a cui noi comunque rimaniamo contrari. E in particolare una cosa molto importante, a parte alcuni riferimenti ai principi generali che ho già esposto, è aver ottenuto l'impegno di SMAT a venire a riferire su alcuni temi importanti, tra cui anche ad esempio la verifica delle fasce di rispetto attorno ai pozzi, che devono essere ridefinite per la legge regionale, potrebbero essere messe a rischio, invece sono molto importanti per garantire la potabilità dell'acqua, e in generale a venire a riferire anche su quello che, non solo sull'attuazione di questi investimenti, quindi permetterci di controllare, poi di sapere esattamente ogni sei mesi che investimenti vengono fatti e controllare se quanto pianificato viene veramente fatto, ma anche poi ad esempio su quanto effettivamente si riesca a ridurre lo spreco idrico, che comunque è un obiettivo condiviso da tutti. E quindi sostanzialmente noi ringraziamo per l'accoglimento di questi emendamenti, che immagino l'Aula vorrà accogliere. Ovviamente non voteremo favorevolmente a questa delibera e non voteremo neanche contrario, visto apprezzando il segnale positivo, tanto non saremmo comunque in condizione di impedire questa operazione, qui noi restiamo comunque contrari in linea di principio. Grazie.